Io avevo questa idea, se non me ne volete. Prima abbiamo avuto una sessione molto compressa, in cui ho forzato tutti a dare 10 minuti, ma anche se voi siete solo in tre per lo stesso tempo, se siete d'accordo, vi proporrei di avere sempre 10 minuti, con la tolleranza ovviamente di rito, in modo tale magari lasciare più spazio al confronto, se siete d'accordo. Perfetto. Certo. Benissimo. Benissimo. Allora, io Chi inizia? direi Io per di... ultima. Per ultima. Sì. Mi è stato riferito. Forse avete notato che ho ricevuto i pizzini durante Sì. tutti i messaggi, compreso quello cruciale, cioè quando Sì, bisognava andare a diceva pranzo, l'ho ricevuto. Quindi ho gestito anche bene. Non so questo. se vuole iniziare lei. No, direi, No, lo so. mi sembra che l'accordo è che parte l'ingegner Marcozzi, Va bene, giusto? Prego. comincio io. Allora, io sono Dino Marcozzi, una piccolissima presentazione. Dunque, mi occupo degli acquisti di Enel Green Power proprio dalla nascita, quindi da 5 anni e mezzo circa. Enel Green Power è nata all'inizio del 2009. In realtà io ho attraversato 5 loghi dell'Enel, cioè ho 34 anni in Enel. Mi sono occupato di nucleare, sono un nucleare non pentito. Poi ho fatto il termico, poi ho fatto ingegneria, pianificazione e controllo e poi ho fatto acquisti in varie unità dell'Enel. Poi alla fine hanno detto, ma sai che, apriamo questa cosa. Allora, vi do subito una informazione. Enel Green Power investe, e investe tanto. Noi stiamo crescendo a un ritmo del 15% all'anno. Siamo nati 5 anni e mezzo fa, avevamo 3.500 megawatt, adesso ne abbiamo quasi 10.000. Quindi cresciamo di 10.000 megawatt all'anno. Il mio portafoglio è di 1 miliardo e 7, di cui 1 miliardo e 4 di capex e 300 milioni di opex. Quindi non possiamo dire che non investiamo. Il problema grosso è che noi investiamo soprattutto fuori, perché il business delle rinnovabili è un business veloce e l'Italia nelle rinnovabili è lenta. In Italia per autorizzare un impianto ci vogliono 7 anni, in Cile ci vuole un anno, però per cui noi andiamo in Cile. Per cui il 20% dei nostri investimenti sono in Italia, forse il 15%, sostanzialmente solo le biomasse, e il resto è tutto fuori. La caratteristica che ha Enel Green Power, ed è quello che ha caratterizzato la struttura acquisti quando è nata, perché è nata proprio insieme a Enel Green Power, intanto che è autonoma dal gruppo Enel, quindi tutte le nostre strutture funzionali sono autonome, perché siamo chiaramente in borsa, per cui siamo completamente autonomi, però utilizziamo il gruppo Enel. E quindi utilizziamo la piattaforma acquisti di Enel, che credo sia stata forse la prima elettronica in Italia. La prima gara elettronica l'ho fatta nel 99, la prima asta. Utilizziamo, erano dei bruciatori per una caldaia, mi ricordo. Sì, ma abbiamo visto il sangue uscire dal laptop, anzi no, allora c'erano i computer. Figo, è stato un asta online. Da lì abbiamo capito che le aste online a ribasso erano delle cose, degli oggetti strani che non si potevano tanto fare. Dopodiché, però, ecco, come dicevo, noi utilizziamo tutto quello che è un po' la piattaforma dell'Enel, quindi il vendor dell'Enel, la qualificazione dell'Enel e tutto quanto, eccetera. Però abbiamo invece le caratteristiche nostre che sono di completa autonomia. Come abbiamo creato la funzione acquisti? Allora, io mi sono attaccato al business, nel senso che la caratteristica di Enel Green Power è che è unica al mondo. Questo non è uno spot, ma è vero, è che siamo l'unica azienda che fa rinnovabili e che lo fa su tutte e cinque le tecnologie, quindi solare, eolico, idro, diciamo wind e geo, e lo fa in maniera non marginale, cioè ogni tecnologia viene sviluppata in maniera forte. Apriamo 2 country l'anno, mediamente, e ogni country entriamo con 2 tecnologie. L'anno scorso siamo entrati in Sudafrica, con 300 megawatt di solari e 200 megawatt di diciamo, energia eolica. Quindi questa cosa qui, qual è il trick di tutto questo? Che si fa sempre un'ottimizzazione fra il rischio paese, dove andiamo, e il rischio tecnologia. Allora io ho creato una struttura acquista che fosse focalizzata sulle tecnologie. I miei principali categorie medici sono quelle che hanno le tecnologie, per cui i 450 gruppi medici li abbiamo spacchettati nelle 5 tecnologie. Poi dentro le tecnologie ci sono 3 categorie manager che si occupano di supply, di operation and maintenance e di quello che noi chiamiamo EPC. E poi abbiamo le aree, quindi diciamo siamo in 100, 40 persone in Italia che fanno sostanzialmente lo strategic sourcing e le aree.
sono diciamo, in 14 paesi, abbiamo 6 macro aree e poi tutti i paesi che si occupano, quindi 60 persone sparse in 14 paesi, non è una cosa banale, che si occupano degli acquisti, delle realizzazioni, quindi fondamentalmente i lavori civili, elettrici, eccetera. Qual è l'altra caratteristica? Che noi siamo dentro il business, no? abbiamo parlato tanto, no? del discorso di anticipo, integrazione, eccetera. Siamo dentro il business perché la value chain di Enel Green Power è molto semplice. Business development ha un portafoglio di, diciamo, di progetti di 20.000 megawatt, ne sviluppa da 1.300 a 1.500 l'anno, si va in un comitato investimenti dove acquisti è dentro, quindi acquisti agisce lì, acquisti dentro, io riporto all'amministratore del delegato, quindi al CEO, acquisti sta lì insieme al comitato che decide cosa fare, se c'è un handover a un blocco interno che si chiama EPC, perché è un EPC interno che è fatto ingegneria, procurement and construction, poi c'è un altro handover e andiamo verso la parte O&M, quindi la misura dell'EBITDA viene fatta sull'O&M, la misura del CAPEX viene fatta su noi. Però acquisti, e questa è la caratteristica fondamentale, acquisti vede tutto, è l'unica funzione aziendale che vede tutto, perché tutto quello che esce fuori passa per noi, e non passa come controllo, come fa diciamo, finanza e controllo, fa come uscita. Quindi questo è il grande vantaggio, che noi siamo anche trasversalmente sul BD, ancora su noi e sull'ingegneria e sull'operation and maintenance, per la parte OPEX. Per dare i numeri, oggi Enel Green Power ha revenues di 2003 si è chiuso a 2 miliardi e 9 e EBITDA 1 miliardo e 8. Ovviamente non compriamo il combustibile, quindi il nostro EBITDA margin è abbastanza alto. Questa cosa ci permette di investire sulla base di quello che noi incassiamo, quindi abbiamo un cash flow piuttosto forte, ovviamente abbiamo un debito strutturato intorno ai 5 miliardi, che però confrontato con le revenues ci permette di mantenere questo ritmo. Ecco, acquisti è dentro tutte queste funzioni, quindi noi entriamo subito all'inizio, siccome il business è cambiato durante questi 5 anni, cioè è diventato più rapido, una maggiore pressione sui costi, la learning curve dei costi sulle rinnovabili è una cosa inimmaginabile, cioè il solare per dirne una in Italia nel 2010 costava 3 volte, l'eolico costava un 40% in più, 50% in più. Quindi questa linea in cui ci sono tecnologie diciamo, mature come le biomasse, sono fondamentalmente tecnologie classiche e tecnologie nuove, queste qui hanno una linea in cui forte. Tutti i paesi sviluppano tender per piazzare energia, noi costruiamo impianti per fare energia, non costruiamo impianti per venderli, e quindi la funzione acquisti è sotto pressione continuamente. Quindi o tu governi le cose dall'inizio a bovo oppure non vai avanti. Per poter fare questo, ovviamente, diciamo, nel normale pendolo storico, decentralizzare, centralizzare, abbiamo detto integrativo, integriamo. Quindi abbiamo fatto dei category manager virtuali fondamentalmente, che possono stare in qualunque paese, si può avere il category manager, per esempio, dell'Endem de Wind che sta in Spagna. In Spagna abbiamo 2.000 macchine eoliche, ci dice la maggiore complessità, il suo category manager è lì. Dopodiché noi abbiamo dato un linguaggio comune a tutti, una piattaforma elettronica a tutti, un linguaggio unico, e non è stato banale perché si va dal codice appalti in Italia che devo applicare, perché le rinnovabili sono sotto il codice appalti, alla common law di Boston, alle regole strampalate che hanno in Brasile, e noi portiamo un linguaggio comune, una piattaforma tecnologica unica, per cui il buyer del Guatemala oggi per me può fare una gara in Spagna o può fare una gara in Italia. Quindi abbiamo detto, utilizziamo l'inglese per tutto, anche se i paesi ovviamente hanno molte lingue diverse. Quindi insomma, come dicevo prima, il concetto di clienti interni o come meglio si dovrebbe dire utenti interni è un concetto che non ha più senso, quindi sono perfettamente d'accordo con il collega di Wind su questo, perché se tu non entri dall'inizio e non governi sin dall'inizio la strategia aziendale non vai avanti. Noi entriamo dal business development perché ormai se noi utilizziamo la terminologia classica della RDA, no? Della richiesta di acquisto, io credo che farò 20% dei miei acquisti sotto RDA,
Il resto no, perché facciamo gare a monte delle decisioni degli investimenti. Siamo nel comitato investimenti, siamo nel comitato strategico aziendale, poi la gara è una roba che, vabbè, alla fine non fai più neanche il saving, perché alla gara vera tu non hai fatto il saving. Ma il concetto non è il saving, ormai siamo, come dire, abbastanza oltre questo. Non so quanto tempo ho ancora, penso che più o meno ho finito. Se mi dice ancora, io continuo. Ma non credo. Lei ha veramente la sensibilità del tempo, mancano 40 secondi. Allora, va bene, allora cedo. Cedo il tavolo, così abbiamo più tempo dopo. Avremo modo magari di confrontarsi. Moltissimi stimoli, fra l'altro giustamente abbiamo un altro esempio di IPC, dopo Tech Inter. C'era anche De Nora, non so se sia ancora in sala. E poi vabbè, ovviamente. Sì, questo è un IPC interno, ovviamente. Naturale, per la realizzazione degli impianti, certo. Però la novità è questa. Grazie. Vado. Vai. Credo non succeda niente. Eccola. Ops. Eccoci qua. Allora, grazie. Come vi avevo già detto, io sono Daniele Russo e per conto di IBM seguo la parte di mTORIS. Una delle cose che volevo fare intanto è dare una serie di definizioni. La prima è quella che mi sono chiesto da subito quando sono stato assunto, è che significa mTORIS. Parola latina che significa il buyer. Quindi ho capito che stavo andando nell'azienda a seguire le cose di cui grosso modo mi occupavo da 15 anni. La seconda cosa di adesso è, ok, andiamo a parlare di risk management e compliance, sì, ma di che cosa stiamo parlando? Per cui la prima cosa che volevo darvi è una definizione, ho studiato, quindi ho trovato quello che sostanzialmente è una cosa che può essere interessante per questa attività. Pensavo di usare i 10 minuti per dare a loro il tempo di capire che cosa stiamo parlando e qual è la soluzione. Sì, sì. Poi vi spiego che cosa è la legge di Benford dopo, la cosa più pratica è questa, diciamo così. Sostanzialmente si tratta di evitare che la vostra azienda venga coinvolta in attività delle quali voi non neanche siete a conoscenza. Una sera casualmente mentre lavoravo avevo acceso la televisione, si parlava di questa azienda che fida su Striscia la Notizia, per chi non lo sapesse, perché produce biscotti con gocce di cioccolato senza latte davanti, dietro c'era scritto invece può contenere tracce di latte, allora qualcuno si è chiesto ma c'è o non c'è questo latte? La risposta è stata sì, in realtà noi non ce lo mettiamo, ma il fornitore di gocce sì. Quindi sostanzialmente vendevano alimenti in teoria senza latte, in pratica con latte. Per cui la risposta di questo signore è stata no, noi siamo a posto, il fornitore no. Ho capito, però il nome che io ho provveduto a cancellare su questa slide è rimasto. Non ha detto chi era il fornitore, ha detto chi è l'azienda che però vendeva questi biscotti incriminati. Per cui sostanzialmente, comunque lo vogliate interpretare, il concetto di risk management, di compliance, significa fare in modo di non finire o a Striscia la Notizia, o sui giornali, o in galera, o altre situazioni di questo genere, insomma in maniera abbastanza ampia. Quindi sostanzialmente quindi, il concetto di rischio che ho inserito in queste slide è, come dire, in maniera abbastanza ampia. Una delle cose che mi faceva un attimo piacere presentare in questo tempo che abbiamo a disposizione oggi è sostanzialmente questo, cioè farvi vedere come in realtà bisogna guardare oltre le apparenze, cioè io non devo solo limitarmi oggi a vedere che cosa c'è come dire, dietro il contratto o dietro le informazioni che il fornitore condivide con me, ma devo cercare di capire cosa c'è oltre, se ci sono dei legami, se ci sono delle informazioni nascoste, se ci sono delle collusioni, se ci sono dei rischi, se ci sono dei tentativi di frode, cioè insomma quello che noi stiamo cercando di capire oggi in questa sessione è una serie di modalità con cui andare oltre le apparenze e questa legge di Benford che sta lì sul lato destro significa sostanzialmente che questo signore ha evidenziato che in una serie in cui ci sono dei numeri, il numero 1 all'inizio deve comparire nel 30% delle volte, il numero 2 il 18% e così via gli altri numeri. Se ci sono più volte, quindi più ricorrenze di uno o più ricorrenze di due o più ricorrenze degli altri numeri in maniera diversa, probabilmente c'è una frode in atto, c'è un comportamento anomalo. Quindi sostanzialmente, per esempio, si applica alle P-card per capire se qualcuno sta utilizzando la carta di credito aziendale per comprarsi qualcosa ad uso personale. Quindi un esempio concreto poi di applicabilità all'ambito acquisti era questo. Quindi quello che invece abbiamo fatto appunto come IBM è mettere a disposizione vostra un sistema che consentisse di captare questi che appunto possono essere segnali deboli
situazioni anomale, potenziali rischi di pericolo e così via. E questo l'abbiamo fatto in che modo? Mettendo insieme quelle che sono le componenti che IBM oggi ha a disposizione. La parte in alto è tipicamente la parte che riguarda più da vicino voi degli acquisti, parliamo appunto del modulo mTORIS, quindi piattaforma mTORIS, quindi che sostanzialmente copre tutte le tematiche tipiche di un ufficio acquisti. Non ve la voglio presentare, però sostanzialmente dai nomi capite che effettivamente stiamo parlando di un qualcosa che vi suona familiare. A me purtroppo, Peregrino, la domanda è quanto costa, perché siete diversi dagli altri. Insomma, mi piacerebbe dire, avere anche io le stesse domande che fanno a voi. Però sostanzialmente diciamo la parte acquisti è quella che instrada il processo, perché ovviamente stiamo parlando di procurement. Quello che abbiamo aggiunto come IBM è un'ulteriore piattaforma che permette di individuare queste correlazioni, permette di tirare fuori queste informazioni nascoste, attingendo non solo quindi ai dati che già abbiamo, ma anche ai dati esterni, quindi dati presi da Camera di Commercio piuttosto che da info provider, piuttosto che da altre fonti informative. Quindi sostanzialmente recuperiamo queste informazioni, tiriamo fuori dei parametri di rischio e li diamo al buyer in maniera tale che possa capire se secondo lui si sta rischiando, ci sono delle segnalazioni che vanno fatte, se magari è il caso di avvertire la compliance o comunque insomma prendere una decisione più appropriata perché c'è qualcosa che non torna. E i casi di applicazione sono tantissimi. Prima di fare questo, un passaggio su IBM. La seconda cosa che ho fatto dopo aver chiesto cos'era mTORIS è: ok, ma cos'è IBM? No? Perché dobbiamo parlare noi di innovazione sostanzialmente? E la cosa che io faccio da 2 anni, sono in IBM, ad ogni incontro con un ufficio acquisti, è raccontare cos'è IBM oggi, perché tutti pensano di conoscerla, io le rappresento invece cos'è invece IBM dal punto di vista degli acquisti. Intanto noi parliamo di innovazione perché abbiamo 5 premi Nobel, IBM vanta 5 premi Nobel nei propri laboratori, per cui parliamo di innovazione evidentemente con cognizione di causa. Da 21 anni consecutivi siamo primi al mondo per numero di brevetti, quindi questi brevetti l'80% riguardano il software, per cui verosimilmente questo software va a finire poi nelle soluzioni che IBM presenta sul mercato. Una delle ultime in basso a sinistra, di cui il logo IBM si vede vicino alla ruota ma praticamente non lo percepite da lì, è Watson. Watson è la tecnologia cognitiva di IBM che è il cambiamento del paradigma classico, cioè mentre il computer veniva programmato per fargli fare certe cose, con la tecnologia di Watson è il computer che ti dice quello che devi fare. Quindi è proprio un cambio di paradigma ed è stato utilizzato in maniera, come dire, creativa per le ricette. Quel camion non faceva altro che, avendo avuto una serie di informazioni su tutti i possibili ingredienti, tirava fuori delle ricette tenendo conto di quello che il cliente verosimilmente si aspettava di voler mangiare. Quindi questa è un'applicazione di Watson, per esempio, nel food, una molto più pratica, diciamo così, anche in utilizzo negli Stati Uniti, e nel mondo della sanità. Cioè Watson ha un database di tutte le possibili malattie, di tutti i possibili sintomi, e quando un cliente chiama un paziente chiama il numero di pronto emergenza e detta i propri sintomi, il sistema verosimilmente gli dice che cosa c'ha. Quindi fornisce una serie di informazioni per dire al paziente: guarda che secondo me, per quello che mi dici, per quella che è la tua storia, verosimilmente tu hai questa malattia. Quindi da questo punto di vista. Passo poi all'ultimo pezzettino lì a destra, quindi non solo parliamo di innovazione perché lo facciamo da sempre, ma siamo un ufficio acquisti. IBM ha un ufficio acquisti tradizionale, certo grande, certo globale, certo insomma organizzato e strutturato, compriamo quasi per 25 billion all'anno, ma abbiamo le stesse problematiche di tutti voi. Quindi la cosa che normalmente i CPO ci chiedono, noi grosso modo la sappiamo già perché ce l'ha già detto il nostro direttore acquisti e il nostro ufficio. Quindi il prodotto mTORIS di fatto già recepisce una serie di input, di informazioni che nascono appunto dal nostro cliente interno o partner, insomma, interlocutore, chiamiamolo come vogliamo. Tra l'altro io penso che la moglie sia un cliente interno, non un partner. A me sembra più accalzante questa definizione. Insomma, per certi versi ci andava vicino, cioè lei c'ha il budget, io vorrei spenderlo, lei mi dice che non va bene, insomma ci sono una serie di similitudini che possono essere utilizzati. E quindi sostanzialmente, anzi, la cosa che vi chiedo è: se pensate che Watson possa essere utilizzato in maniera intelligente nel procurement, magari al vostro, ditecelo, così noi, come dire, siamo aperti a fare questo tipo di attività. Questo è appunto un caso d'uso che, come dire, tra virgolette ci siamo inventati, nel senso che, come vi dicevo prima, mettendo insieme le informazioni prese dal mondo dei fornitori su mTORIS e quest'altra soluzione di IBM di
appunto di controllo, diciamo così, della compliance del rischio, vengono fuori una serie di casi in cui per esempio dei subappalti, delle subforniture, dei subcontratti presentano dei fattori di, diciamo così, potenziale rischio. Per esempio si scopre che l'azienda A e l'azienda B, pur essendo formalmente diverse, sono in realtà espressione dello stesso proprietario, piuttosto che l'amministratore delegato di una siede anche del board dell'altra, per cui verosimilmente se stanno partecipando a una gara d'appalto come due entità separate, non lo sono, perché in realtà si stanno in qualche modo, diciamo, scambiando delle informazioni. Un altro esempio, sempre relativo a questa ipotesi di come dire, integrazione di questi dati, quindi di sistemi che in qualche modo raccolgono informazioni e tirano fuori delle informazioni utili per gli acquisti, l'abbiamo verificato con ZF. Chi di voi a casa non ha una Porsche, il cambio della Porsche è ZF. Quindi sostanzialmente ZF è un'azienda che in tutti i contratti che fa con i propri fornitori introduce una clausola per, tale per cui se ci sono dei problemi se la compra. Quindi in questo caso, con questa clausola, questa azienda aveva percepito dall'utilizzo della soluzione MTORIS che un suo fornitore di materiali diretti stava avendo dei problemi. Per tempo si è comprata questa divisione, quindi nessun cambio è rimasto, diciamo così, non consegnato a Porsche, proprio perché questo sistema ha funzionato e ha consentito appunto di tirare fuori questa soluzione prima ancora che il problema si presentasse. Penso di essere stato ragionevolmente nei tempi, insomma non ho altro da aggiungere. In realtà potresti anche dire qualcosa di più, se vuoi. Sì, però diamo spazio alle domande. Vorrà dire che riusciremo a avere molto più tempo in realtà per un confronto. Dottoressa Gianni, prego. Io non ho slide per un semplice motivo, perché devo ringraziare Business International, perché oggi festeggio con chi condivide quotidianamente le paturnie, le frustrazioni e gli acquisti, un mese in British Telecom Italia proprio oggi. Quindi io sono proprio... quindi è un complimese che mi piace condividere con voi. Per questo non ho slide, perché dico cosa racconto. Per adesso io ho 12 anni di esperienza negli acquisti, però poi è nata questa occasione in BT. E quindi secondo me, visto che poi anche ci ho tenuto a essere l'ultima, così ho capito tante cose di cosa oggi CPO condividono, l'argomento del convegno di oggi è WhatsApp on procurement. Secondo me potremmo chiudere salutandoci, dicendoci ok, ma what's next on procurement? Perché oggi tutti noi abbiamo capito che i CPO secondo me sono già forse in rivoluzione, però credo che, ed è bellissimo l'esempio dell'orso e credo che lo userò, rischiano di rimanerci davvero gli acquisti, perché forse ormai è l'azienda intorno che non è più pronta, non solo un'evoluzione ma la rivoluzione, perché oggi credo che qui la community degli acquisti, che secondo me andrebbe rafforzata e poi magari ci dedichiamo un po' di spazio, è ancora un po' sola. Quindi probabilmente la prossima evoluzione degli acquisti io la vedo molto non tanto organizzare un convegno per i CPO, ma secondo me organizzare un convegno sugli acquisti, non per i CPO, ma non con i clienti interni. Anch'io sono d'accordo che è forse una definizione che non fa parte di una rivoluzione, ma con le altre direzioni aziendali, che comunque fanno parte delle nostre aziende, che forse ad oggi, ripeto, sono loro che ci mettono in condizione di fare l'orso polare su quel pezzo di ghiaccio. Quindi mi piace essere breve, concludere così dicendo che magari fra un anno ritorno e vi racconto cosa ho combinato in BT e vedere quali sono state le evoluzioni, però io credo che per riuscire a parlare di evoluzioni appunto nel procurement si debba in realtà adesso cominciare anche a questi importanti partner che hanno organizzato questo convegno a guardare, ripeto, alle altre direzioni, e forse noi CPO e comunque community degli acquisti imparare a fare un po' più community. Io credo che eventi come questi siano molto utili per chi come me ad esempio ha appena cambiato, per chi sta evolvendo, perché la rotazione degli acquisti per me è un principio fondamentale. Oggi ne abbiamo parlato di competenze, non abbiamo parlato forse di rotazione, ma la rotazione è un concetto che negli acquisti invece è, secondo me è sintomatica ed è fondamentale, e quindi imparare anche a noi tra CPO a fare un po' più di community. Ci sono i social oggi, è un ottimo spunto quello che ci è stato dato, ci sono tanti strumenti, oggi ce l'hanno detto tutti quanti, però dobbiamo farlo. In questo secondo me ancora gli acquisti sono un po' indietro. Sono bravissimi i nostri CIO delle nostre società ed è per questo che sono ancora loro che per certi aspetti parlano con i fornitori, perché loro fanno community e noi no. E questo secondo me è un po' una provocazione anche a chiusura di questa giornata, di dire magari
Cominciamo a creare un po' più delle community strutturate, grazie anche a partner come Business International, come quelli che abbiamo visti oggi, ma è un passo ancora importante da fare. Direi quindi che io chiudo dicendo appunto che magari ci riaggiorniamo fra un anno e vedere come si evolverà, e nel frattempo mi piacerebbe davvero che i CEO, cioè amministratori delegati come quello ad esempio di BT Italia, che ha fatto una scelta secondo me anche azzardata, non per la sottoscritta ovviamente, ma perché vengo addirittura da un settore completamente diverso. Io vengo dal cemento, io ero responsabile acquisti in azienda di cemento e adesso sono nelle telecomunicazioni. Io credo che i CEO illuminati come questi non ce ne siano ancora abbastanza, ne servono di più, e quindi magari se grazie ai nostri partner riusciamo a illuminare non solo il CEO ma anche a tutti i nostri attori e i nostri altri responsabili direzioni, quindi non clienti interni, ma chi interagisce con noi, molto probabilmente anche il procurement avrebbe meno frustrazioni, riuscirebbe a lavorare meglio e con minore difficoltà. Devo aver avuto un effetto terroristico, perché non so se avete notato, ma gli interventi si sono accorciati, tant'è che siamo incredibilmente in anticipo, bene, perché credo che potremo sfruttare il tempo a nostra disposizione per fare qualche confronto in più se ne avete voglia. Non intendevo terrorizzare nessuno, comunque vi ringrazio della super efficienza. Colgo subito un spunto che è quello della dottoressa Giani. Mi intriga questa idea delle community, devo dire di community di CPO se ne parla, si parla da molto tempo, ci sono, non so quanto di successo possano essere state. Questa devo dire è stata per me una giornata molto stimolante sul confronto che ho avuto, e quindi spero che potremo mantenere il contatto a livello professionale con tutti. Quello che mi intrigava è l'idea di fare una community in cui andiamo a raccontare CEO, perché noi ci diciamo che siamo diventati affascinanti, brillanti, smart come tutti i direttori commerciali, però ce lo diciamo tra di noi, magari andiamo a dirlo al CEO, vediamo cosa dice il CEO se veramente siamo così brillanti, perché probabilmente un CPO che racconta le barzellette bene come direttore commerciale io non l'ho ancora conosciuto. Io sicuramente non sono bravo a raccontare barzellette, infatti magari vi ho fatto ridere involontariamente, ma non l'ho fatto cercando di raccontarvi una barzelletta. Quindi mi intriga questa cosa, quindi lasciamo questo stimolo della dottoressa Giani a Business International, facciamo una community in cui costringiamo, leghiamo la sedia i nostri amministratori legati, che incominciano a chiamarci di più per paura che per simpatia, ma dobbiamo spiegargli invece che siamo diventati bravi e brillanti. Non so se ci sono commenti su questo aspetto, vi piace l'idea? La proponiamo a Business International, portiamo i nostri responsabili di azienda qua. Cosa dite? Ottima idea, al di là dei soliti round table che si fanno, anche io personalmente partecipo a un round table ogni 6 mesi con altri capi di acquisti, ma anche più grandi di me, quindi capi di acquisti di Ikea, British Telecom, esatto. Poi c'erano anche gli altri, insomma voglio dire, si partecipa, però è sempre una cosa, come dire, a guardarsi l'ombelico, no? È sempre una cosa interna. Sì, invece sarebbe meglio trovare qualcosa che ci dia una visibilità più alta. Questo è vero, sono perfettamente d'accordo con lei, quindi pronto, a disposizione. Questo bisogna trovare la formula. Sì, certo. Che forse è quella che ipotizzavo di legare alla sedia. LinkedIn, ma insomma non è così. Sì, no, certamente. Indubbiamente. Ci sono delle domande sugli interventi, osservazioni? Abbiamo fatto di tutto, abbiamo reso il pomeriggio un po' più serrato con il giochino del cronometro. Volevo aggiungere, noi prego, come IBM, dicevo, oltre a utilizzarla per noi stessi, abbiamo anche un survey annuale appunto su direttori acquisti. L'anno scorso è stato coinvolto 1150 direttori acquisti a livello mondiale, per cui sicuramente se siete, come dire, vogliosi e desiderosi di partecipare, possiamo tranquillamente estendervi anche a voi l'invito. È parte di una più ampia comunità rivolta ai CXO,
Quindi IBM già sta facendo questo tentativo da qualche anno di avere, vuol dire, informazioni rivolte ai top manager di ogni singolo settore per raccogliere un po' le varie aspettative e metterle insieme in modo tale che si possano, vuol dire, confrontare. Quindi se vi fa piacere, l'indirizzo email ce l'avete, vi mando il link per la partecipazione, così avete anche la possibilità di ricevere il report, confrontarvi, insomma, sono anche eventi annuali nei quali ovviamente imposti normalmente ameni, diciamo così, vengono fatte queste riunioni in cui vengono presentati i risultati e ci si può quindi dire.